continua il nostro viaggio nella comprensione di questo mondo che è Cosmofarma, un mondo particolare. Abbiamo detto che le farmacie sono comunque un presidio di salute fondamentale per gli italiani, anche i grandi gruppi chiaramente sono attenti a questo momento di contatto tra le loro soluzioni, il territorio e il cliente, che qui proprio in Uniclub viene considerato sempre al centro, nell'ottica anche di sviluppo in un sistema che abbiamo visto essere molto dinamico. Siamo insieme a Marco Alghisi di Nestlé, un grande gruppo. Ecco, intanto come Nestlé entra in questo mondo e qual è in qualche modo la mission fondamentale che persegue? Beh, come Nestlé entra nel mondo della salute? Di fatto noi siamo presenti, affondiamo le nostre radici all'interno del mondo ospedaliero, quindi partiamo dalla pratica clinica. Noi abbiamo un portfolio che da anni porta appunto in ospedale quelle che sono sacche nutrizionali. Noi ci occupiamo di nutrizione enterale con accesso via bocca, via sondino nasogastrico piuttosto che in PEG, per cui partiamo dalla punta più alta della scientificità, con tanta ricerca clinica, con tanta pratica clinica. Di fatto poi, scendendo a valle, insomma, andiamo anche incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri pazienti e consumatori nel mondo della farmacia. Diciamo che la mission principale è quella di promuovere il ruolo della nutrizione per il miglioramento della qualità di vita dei nostri pazienti, e questo avviene non solo all'interno del mondo ospedaliero, ma anche prima e soprattutto dopo, no? Nel mondo della farmacia. Quanto pensa che i farmacisti debbano investire in formazione rispetto a questo elemento che è sempre più importante, che è quello dell'informazione su una giusta, sana nutrizione? Beh, è un tema decisamente importante. Noi abbiamo una grande offerta di formazione da un punto di vista ufficiale con corsi ECM, ma non solo, anche formazione pratica con i nostri nutrizionisti che possono essere ingaggiati sul territorio. Il servizio che noi offriamo non si ferma lì, diamo la possibilità ai farmacisti di accedere ai nostri servizi anche in loco da loro. Abbiamo in questo momento una campagna per la misurazione della densità ossea, che va poi incontro a quelle che sono carenze anche nutrizionali di vitamina D piuttosto che di calcio, per fissare il calcio nelle ossa. Quindi di fatto lo vediamo come un qualcosa di fondamentale. Quindi la formazione è sicuramente uno di quei punti di forza sui quali una farmacia contemporanea deve probabilmente puntare, anche per stare al passo con i tempi. Deve stare al passo con i tempi e deve anche precorrerli i tempi, proprio in un momento nel quale si parla molto di una concentrazione, di un'evoluzione del canale, di una possibile evoluzione del canale. Il fatto di formarsi e di continuare ad essere quel presidio di salute, di sanità e di buon consiglio non può nient'altro che passare attraverso la formazione, se no il consiglio è un consiglio ignorante. Certo, certo che sì. Uniclub mette il cliente al centro. Quali sono quindi, secondo lei, i due o tre elementi fondamentali che sono necessari per i farmacisti, insomma, da intraprendere, oltre alla formazione, anche l'assortimento, ad esempio, nelle proprie farmacie? Quanto è importante la qualità dell'assortimento, la gestione all'interno? E sono aspetti entrambe fondamentali. La formazione, appunto perché il farmacista è un punto di riferimento che gode di un trust elevatissimo e deve continuare a mantenere questo plus che nessun altro ha oggi e probabilmente nessun altro avrà neanche domani. Ovviamente essere ben formato, con una formazione di qualità, non può rimanere poi orfano dell'ottima qualità di prodotti che rispondono alle esigenze che vengono di fatto colmate dal conoscere e dal poter servire il miglior consiglio e il miglior prodotto. La richiesta che in questo momento anche da parte di aziende come la vostra c'è nel rapporto tra intervento pubblico e privato, no? Su quello che è il mondo salutistico italiano, quali sono i gap più grandi che ha il paese e invece le domande di buona salute che il paese ha e che ancora non vengono evase nel modo giusto tra pubblico e privato dal suo punto di vista? Nella pratica clinica noi ci occupiamo, tra le varie cose, anche di preparazione immunonutrizionale nel paziente chirurgico, okay? Ci sono protocolli internazionali oramai validati ed utilizzati da società scientifiche internazionali che di fatto già fissano quelle che sono best practice.
sono ampiamente dimostrate da studi clinici che l'outcome clinico è ampiamente migliorato, l'aspetto umano di gestione del paziente è ampiamente migliorato perché c'è l'appiattimento, la riduzione della sofferenza, la riduzione delle complicanze settiche in sito con la relativa riduzione del tempo di rimanenza e di permanenza in ospedale, che offrono un miglioramento notevole alla vita del paziente, alla qualità di vita del paziente e un vantaggio notevole al sistema. Bene. Paradossalmente vi posizionate proprio tra i due? Noi ci posizioniamo esattamente tra i due, ma quando vi dico che è paradossale che ci siano questo tipo di linee guida e di protocolli e si fatica a farli di fatto entrare nella vita quotidiana nel nostro paese. Quindi l'azienda privata di fatto, se svolge il proprio lavoro in maniera seria, deve attivarsi per il miglioramento della condizione di vita del paziente in maniera sostenibile per il sistema. E questo certamente impatta anche con quello che è il modo di comunicare, se vogliamo, la salute in Italia, no? Cosmofarma quest'anno parla di social e human insieme. Ecco, come fare a bilanciare ed evitare che il social virtualizzi troppo quella parte umana che rimane invece centrale e che il cliente percepisce, no? In termini anche di credibilità del messaggio? A mio avviso non bisogna stigmatizzare né in maniera positiva né in maniera negativa, no? I due aspetti. Chiunque di noi ha in tasca un mobile. Sì. Di qualsiasi tipo. Chiunque di noi ha libero accesso a qualsiasi tipo di informazione, in qualsiasi momento, ed è un'esigenza che oramai tutti sentiamo in qualsiasi momento della nostra vita quotidiana. Bene. Là l'accesso è libero. C'è tanta informazione, c'è tanta disinformazione. Quindi la necessità trova una risposta immediata, vado a googolare un qualcosa, ho una serie di risposte, chi tra i vari attori mi può dire che cosa è giusto e che cosa è una fake news? Di fatto la persona. La persona è colui del quale mi fido tutti i giorni. E parlando di salute, quali sono gli attori dei quali, no, ho fiducia e che vedo tutti i giorni? Potrebbero essere il medico di base e il farmacista, molto di più facile accesso per tanti versi il farmacista. Per cui tutte e due queste figure fisiche in carne ed ossa devono essere quelle che mi danno il consiglio, mi fanno capire quali tra le tante informazioni che sono andato a scovare sono quelle vere e invece quelle false. Noi siamo una TV nativamente presente sul web, abbiamo fatto proprio questa scelta. Ecco, questa sua risposta mi induce una volta di più, no, a chiederle se davvero per troppo tempo non si è pensato che si poteva evitare di costruire e di partecipare ai contenuti tipicamente web, come se il web fosse per definizione non funzionale. Invece, ecco, anche le aziende ormai hanno compreso che bisogna portare la comunicazione anche direttamente sul web per poter garantire il cliente. È una forma di garanzia, una forma di pubblicità, è una forma di creazione di awareness, di conoscenza, di consapevolezza. Vede, prima le facevo l'esempio del paziente chirurgico, no? Prima di dirvelo probabilmente voi non eravate a conoscenza. Sì. Da qui in poi, in qualsiasi momento della vostra vita, dei vostri cari, dei vostri affetti, vi troverete di fronte a un avvenimento di quel tipo, voi sapete che un semplice intervento immunonutrizionale riesce a risolvere tutta una serie di problemi o migliorare, no? La condizione. Bene, questo tipo di informazione in che modo arriva, non è quello il problema. Il punto fondamentale è che arrivi, è che se ne parli, è che l'empowerment del paziente, l'empowerment del soggetto, l'empowerment dell'essere umano possa fare leva laddove il messaggio non è ancora arrivato. Quindi web o persona, l'importante è che le notizie ci siano e che siano vere. Un'ultima domanda prima di chiudere, legata proprio
a quest'idea che Uniclub prova a difendere e a portare avanti, cioè fare in modo che il farmacista rimanga indipendente, ma senza immaginare che questa indipendenza non significhi network, possibilità di mettersi insieme, insomma, di provare a difendersi sul mercato stando insieme. Ecco, si è capito in Italia questo, continuiamo ad essere un po' troppo individualisti? Vabbè, vede, insieme è difficile, ma insieme è bello. Nello stare insieme c'è la forza che non c'è nell'individuo singolo. Certo, per stare insieme ci vuole uno sforzo, ci vuole un'unità di intenti, ci vuole un set valoriale comune, ci vuole un obiettivo nel quale credere tutti insieme. Ringraziamo Marco Alghisi di Nestlé per essere stato insieme a noi, certamente ci ha restituito un'immagine di Nestlé anche diversa, specifica di questo comparto, e ci ha fatto capire quanto ancora non sappiamo di quello che accade attorno al mondo della salute e quanto invece è necessario informarsi di più, perché no, anche attraverso il web. Grazie. Grazie a voi, grazie molto, arrivederci.